Lo sapevo che oggi non si sarebbe vinto, sapevo che non saremmo stati capaci di approfittare del clamoroso pareggio del Milan. Cioè, praticamente sei passato dal poter tornare in vetta con una partita in meno e tutto quello che vuoi, sei passato dal poter tornare in vetta fino addirittura che hai perso un punto dal Milan e che domani puoi venire scavalcato dal Napoli. E che puoi venire addirittura scavalcato dal Napoli? Mamma, complimenti, complimenti a tutti, veramente complimenti a tutti, bellissima partita. E veramente complimenti a tutti, oggi non si salva nessuno. Dal portiere, che ormai è una sedia in campo, ogni tiro che subiamo è gol, ogni tiro che subiamo è gol. Vabbè, sul primo gol, ma cos'è quel tuffo, quel semituffo là? Era un tiro che non mi è sembrato neanche così forte, quello di Raspadori. Poi tra l'altro Raspadori, interista, ma vedo quanto si è scatenato oggi, grande occasione della vita. E cioè, veramente non è che ha tirato un tiro che veramente ha spaccato la porta, che però cioè, comunque il tiro di per sé non era un missile, cioè ti è quasi passata sotto le gambe, porca troia. Ma non ti fa mai la parata, c'è qualche parata, ok, però insomma non, già praticamente ogni tiro in porta che subiamo è gol, o prendo un traversa e tutto. Comunque c'è praticamente dopo 10 minuti di merda, ma come cacchio abbiamo approcciato sta partita? Oh, c'è una partita, un'occasione importantissima, una prova, non dico di maturità, non dico un esame, però una prova per dimostrare che l'Inter c'è, che questi passi falsi erano solo causati dal tour de force. Invece niente, 10 minuti dove già dopo 30 secondi abbiamo rischiato di prendere il primo gol, abbiamo subito gol meritatamente, poi sembrava ci fossimo svegliati, come al solito ci divoriamo talmente tanti gol, consigli. C'è questa la differenza tra i portieri, veramente. Consigli, ma io lo considererei anche come acquisto, lo consiglierei anche come acquisto. Cioè, ha fatto delle parate veramente fantastiche. Ma a parte quello, mamma mia, ma una roba. Mamma mia, come al solito, gol mangiati. Perisic, che quantomeno si è sbattuto oggi, ha provato a fare qualcosa. Gli attaccanti lì davanti sono marcati. Sanchez, quando gioca dall'inizio, è qualcosa di inguardabile. Inguardabile Sanchez, Lautaro, mi ha rotto il cazzo, Lautaro, porca puttana. Ma ogni volta scrivono: è l'occasione del riscatto per Lautaro. Il Toro in cerca del gol. Avete rotto i coglioni pure voi. Ma capite che questo non c'è più con la testa? Questo non c'è più con la testa. Cioè, nel 2020 ha segnato un gol. 2022, scusate, un gol. Dai, tutto, non segna più. Non è un attaccante. Cioè, sembra il fratello scemo di Lautaro. Non so se sia un fratello, però, cioè, veramente al di là di tutto, segna più. Non è più possibile. Anche Dzeko è entrato, ci ha provato. Sì, vabbè, questa è stata lui l'occasione più pericolosa che abbiamo avuto, è stata lui. Ah, tra l'altro si è pure mangiato un gol davanti alla porta, ma di che cacchio stiamo parlando? Tratto lui, poi c'è Caicedo in panchina, ma ci crediamo in Caicedo? Ci crediamo in Caicedo, dico io, oppure dobbiamo sempre portarlo in panchina per far presenza, che poi non so neanche se sta bene, cioè voglio dire. E no, vabbè, ma non è incommentabile, assolutamente, non so manco più che cacchio dire. Il primo tempo è andato male, assolutamente, abbiamo subito 2 gol su errori nostri difensivi, ma anche complimenti al Sassuolo, che con le big gioca veramente un grande calcio, ripartenze veloci, complimenti anche a loro. Però non possiamo essere questi, siamo in crisi totale, siamo in piena crisi. È stato un febbraio veramente da dimenticare, e che addirittura che possiamo sorpassare il Milan doppia beffa, perdiamo un punto e rischiamo di essere anche sorpassati al terzo posto. E non si può andare avanti così, serve qualcosa, ma più o meno sempre le solite cose, ma poi non voglio adesso, io sapevo che non avremmo vinto oggi, infatti quando gli ero detto a
Però quando gli era pareggiato la Salernitana col Milan, dico, cavolo, sta a vedere che, cioè, ci ho creduto anche un po' di più, perché comunque dici, vabbè, pareggiato il Milan, magari dà questa spinta in più per andare a vincere, e quindi comunque io ci speravo, ma dopo che siamo partiti così abbiamo subito il gol, ho detto, perfetto, questa la perdiamo. Poi come al solito ci mangiamo i nostri gran numero di gol, secondo tempo praticamente all'arrembaggio, dove ci siamo presi certo dei rischi praticamente all'arrembaggio, ma se non vuoi fare neanche l'arrembaggio nel secondo tempo, quando stai perdendo 2-0, allora che vieni a fare in campo, cioè non è giustificato dalle tante occasioni che abbiamo avuto, non giustificano una prestazione totalmente insufficiente, Cristo, ma poi vogliamo parlare anche dei singoli, abbiamo già detto di quella sedia di Handanovic che ormai non para più un cavolo. Abbiamo visto la difesa che, mamma mia, sul gol di Scamacca completamente lasciato libero, ovviamente, centrocampo totalmente assente, Barella si impegna tanto, ma senza Brozovic non c'è veramente niente. Sassuolo ci ha palleggiato in testa, ci ha palleggiato a centrocampo, tra l'altro con un uomo in meno. Anche se comunque venivano in basso sempre, però con un uomo in meno ci ha palleggiato in testa a centrocampo, Frattesi, Lopez. Cioè, praticamente è stato un suicidio anche mettere quella pena umana di Gagliardini che non dovrebbe fare tutt'altro, ma da lui non si può aspettare un granché. Francamente, mi aspettavo una prestazione insufficiente, ma veramente non dovrebbe fare neanche il calciatore. E poi gli attaccanti, abbiamo già parlato, Darmian nullo come sempre, e Perisic dall'altra parte forse quantomeno è stato il meno peggio di tanti altri, perché comunque incursioni, cross, comunque ci ha messo di impegno, ci ha messo le palle, meno lui, gli attaccanti, quelli che sono partiti titolari, inguardabili. Tu, il leone di sta beata minchia, hai rotto un po', farà sempre il leone, ma vaffanculo va. E il toro, l'altro del toro, la mucca, l'agnello, mamma mia, anche tu veramente. Ma ci vogliamo svegliare tutti, ci vogliamo svegliare tutti. Cioè, ma dove vogliamo andare noi così? Ma dove vogliamo andare? Poi la ciliegina sulla torta, l'arbitro, che dopo una prestazione così tra sfiga, un pochino di sfiga, perché comunque il portiere ci ha parato una grande quantità di tiri, ma soprattutto il mancato approccio giusto, c'è proprio la brutta partita che abbiamo fatto, ci si mette anche l'arbitro che ci annulla il gol della bandiera, cioè come per dire che vabbè, almeno abbiamo segnato tutti questi sforzi per fare un gol, è sicuramente meglio di, cioè non cambia un cazzo, perché è arrivato praticamente a fine recupero, però quantomeno tutti questi sforzi per fare un gol è sempre meglio tutti questi sforzi per fare niente, per un fallo di mano iniziazione che di falli di mano francamente mi sembra di averne visti uguali, non li ha fischiati. Poi sul primo gol Berardi ruba palla con quell'aggressività lì a Çalhanoğlu, cioè neanche check del VAR, voglio dire, c'è assolutamente l'irregolarissimo, cioè che poi ovviamente è regolare, perché questa è la cattiveria con cui bisogna andare nei contrasti, è quella. Però voglio dire, cioè sicuramente se fosse successo a noi, non so perché, ma un check del VAR, un controllino l'avrebbero fatto sicuro, Vabbè, ma ovviamente non voglio spendere a parlare dell'arbitro, perché qui è veramente l'unico, è l'ultimo dei nostri problemi. Abbiamo Brozovic, siamo Brozovic dipendenti, abbiamo perso punti dal Milan, abbiamo perso un punto dal Milan, non sembriamo in grado di approfittare delle occasioni, siamo in un periodaccio, gli attaccanti non segnano più neanche con le mani, Handanovic non para più niente, e siamo stanchi, è tutto quello che volete dire di oggi. E questa partita è stata la dimostrazione che siamo in crisi. Io non voglio più aggiungere nient'altro, spero solo di dovermi ricredere di quello che sto dicendo. E ciao a tutti.